Benvenuto a Eugenio Scalfari. Grazie mille. Una mattina io vidi, facendo questa comparazione, che naturalmente io facevo nella mia stanza, poi dopo si faceva la riunione, io vidi una quantità di errori. E siccome appena ne vedevo uno mi arrabbiavo moltissimo, avendone visti 6 o 7 nelle varie sezioni del giornale, entrai furibondo nella riunione, però poi io quando ero furibondo diventavo gelido, quindi era una rabbia fredda. E dicevo, chi è il responsabile di questa cosa qui? E mi dicevo, il tale, va bene. Quell'altro, il tal'altro, fino a che individuai tutti i responsabili e dissi, se noi fossimo ancora in tempi un po' più brutali e a bordo di una nave, io ordinerei 3 giri di corda intorno alla chiglia. Ecco, siccome, ma sappiate che voi siete sospesi per una settimana dalle vostre attività. Poi finì, poi parlammo di lavoro, ecco, io tornai nella mia stanza, arrivò per l'appunto Montesperelli e il caporedattore. Mi dissero, guarda che tu l'hai fatto per ricaricarli, ma l'effetto è stato pessimo, perché stanno tutti lì molto mogi, depressi, eccetera. Quindi forse devi, insomma, dirgli qualche parola. Che parola gli devo dire? No, dice, di che hai detto più del dovuto, ma non mi sogno neanche. E vabbè, dopo se ne andarono, poi io richiamai il nostro segretario di redazione e dissi, noi abbiamo qui un mangianastri. E lui disse, sì, abbiamo il mangianastri. Dico, allora mi fai la cortesia, domani lo metti sul tavolo perché io voglio, mi serve. Allora andai a cercare, avevo in casa un nastro con le prove di Toscanini della Traviata, che io avevo già sentito varie volte perché mi divertiva molto, e quindi lo portai. Allora entrai in riunione, un silenzio di tomba, contrariamente al solito. Io dissi, so che siete rimasti un po' male dalle cose che ho detto ieri, se ho esagerato mi scuso, gli errori c'erano, ma comunque mi scuso. Dico, adesso per così rimetterci di buon umore vi ho portato un bel disco, una cosa così, noi la sentiamo e poi lavoriamo. Allora attaccai, misi questa cassetta dentro, spinsi il bottone, questa cominciò a girare e si sentì l'attacco della Traviata. Basta, signori Toscanini, vergogna violini, orrore i fiati, orrore! Allora, poi, da capo, un colpo per cui si sente ta, che si spezza la bacchetta, e di nuovo li ricopre di insulti e glieli dice, oltre che in italiano, in tedesco e in inglese, perché erano di varie nazionalità gli orchestrali. Allora, poi di nuovo la Traviata, spengo, dico vabbè, adesso ci siamo divertiti abbastanza, cominciamo a lavorare. E era un modo per fargli capire che quando uno sbaglia, io non voglio far paragoni tra me e Toscanini, ma voglio dire, il maestro si arrabbia.